La campanella del palazzo Filomarino tace, chiuse le finestre dietro le quali lavorava Benedetto Croce. Il capo dello Stato è venuto a salutare l'amico che si avvia verso l'eterna pace. Lo accompagnano nella grande cornice di Napoli commossa i familiari, ecco le figlie. Donna Ida e Inaudi, autorità letterati, discepoli di ogni regione. Ha seguito le orme del padre fino all'ultimo passo. Lidia Croce, l'ultima delle quattro figlie del filosofo, si è spenta a 93 anni. Questa mattina, nella camera ardente in Piazza del Gesù, sono intervenuti familiari, amici ed istituzioni per ricordare i tratti suoi e della sua famiglia, quell'eleganza rigorosa della cultura che la rese fondatrice nel 1955, insieme con la madre e le sorelle Elena, Alda e Silvia, della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, per assicurare la conservazione e l'uso dell'immenso patrimonio librario del padre nella sua sede naturale a Palazzo Filomarino, oltre che curare la raccolta delle edizioni e delle traduzioni delle sue opere e della produzione critica. Lidia Croce fu tra le più raffinate esperte italiane di cultura classica e letteratura e seguì fin dalla sua fondazione l'Istituto Italiano per gli Studi Storici. Voglio ricordare Lidia Croce anche per un mio personale ricordo che ho avuto con lei nel 2012, l'ho conosciuta, ne ho colto la semplicità, la profondità, l'umanità, quegli occhi luminosi di chi ha dentro una storia incancellabile, anche con la morte. Quindi oggi va via una vita terrena, ma il pensiero della famiglia Croce, della famiglia Erling rimarrà per sempre un'impronta incancellabile nel rapporto tra la letteratura, la cultura, l'arte e la poesia di Napoli nel mondo.